Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi faremo insieme un po' di stretching e mobilità dei piedi, della schiena e delle gambe. E cercheremo di capire insieme perché è importante fare questi esercizi. Iniziamo con la mobilizzazione e l'allungamento dei piedi.
Durante gli esercizi per i piedi abbiamo lavorato sulla mobilità delle caviglie e delle dita dei piedi. Dobbiamo cercare di schiacciare le ginocchia a terra e tenere la schiena dritta. Questi esercizi ci serviranno per imparare a tenere le punte e le gambe dritte. Le onde sono molto importanti per riscaldare la schiena, quindi dobbiamo ricordare di tenere le braccia vicine alle orecchie, di utilizzare bene la testa durante tutto il movimento e tenere le gambe unite. Quando si esegue il ponte, i piedi sono uniti, le gambe tese e spingere il petto. Quando si riesce a fare il ponte bene, possiamo provare a fare le rovesciate avanti e indietro. Abbiamo lavorato sulla scioltezza delle gambe. Questi esercizi sono importantissimi per fare bene le staccate e tantissime altre cose. Quando si fa la staccata frontale è importante tenere i piedi ruotati, l'alluce non deve mai toccare il pavimento. Bisogna tenere le gambe dritte e le punte tirate. Per migliorare la staccata sagittale, prima bisogna fare bene gli affondi per stirare bene i muscoli delle gambe. Qui bisogna stare attenti a non ruotare i fianchi. Se riuscite a fare la staccata potete provare anche con un rialzino sotto il piede. Continuate sempre ad allenarvi. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video! E ricordatevi di attivare la campanella e di iscrivervi al canale. Ciao!